22... Alle elezioni presidenziali in Salvador, Sánchez Serén, candidato del Frente Farabundo Martí per la Liberación Nacional, ha dichiarato la propria vittoria, ma ammette che sarà necessario il secondo turno per stabilire il nome del futuro capo dello Stato. Un risultato che rappresenta comunque una chiara vittoria, con oltre 10 punti percentuali di distacco contro il principale avversario, il sindaco della capitale San Salvador, Norman Quijano. Candidato della destra che ha guidato il paese per 20 anni, il quale si aggiudicherebbe il 39% dei voti. Tren, 69 anni, incarna il tentativo della sinistra di restare al potere dopo la vittoria nel 2009 del presidente uscente Mauricio Funes. La sfida, ora come allora, è quella di risollevare un paese in preda alla criminalità e vittima della povertà.